Farebbe piacere sicuramente passare il turno e cercare di arrivare in finale. Sì, sembra che si giocherà a Arezzo, insomma, a casa mia mi farebbe piacere arrivarci. Soprattutto vincerla, mi farebbe piacere ancora di più. E adesso andiamo a Lucca, cerchiamo di portare a casa almeno un punto per passare il turno. Con la Lucchese, da quanto detto anche il mister, dovrebbe essere una partita diversa in confronto a quella giocata con la Pistoiese domenica scorsa. Sì, sicuramente mi sta detto una squadra più di categoria, meno tecnica, ma c'è molto più temperamento, molta più corsa, quindi insomma sarà una partita un po' diversa, però abbiamo due risultati su tre, credo che si dovranno scoprire un po'. Poi si potrà pensare anche al futuro, quindi non so se ci stai già pensando al tuo futuro e cosa metti davanti a tutte. Ma io metto l'Ancona, poi il direttore fa le sue valutazioni, insomma, credo che ancora l'ufficialità che rimanga lui non c'è, quindi divento grande l'ufficialità, sarà finita la Pro Scudetto, insomma, il direttore farà le chiamate. Non è ancora ufficiale, ma praticamente quasi, però il fatto che il DS resti per voi, per i giocatori, per te personalmente, quanto conta anche nel momento in cui si dovrà fare delle scelte. Ma col direttore è stato un bellissimo rapporto, una persona vera, insomma, si trova poca gente così nel calcio, anche nella vita forse, quindi è una buona base di partenza per l'Ancona, insomma, credo che Marcaccio sia fondamentale in questa Ancona e soprattutto sia fondamentale in questa Ancona in Serie C. Che Lega Pro sarà la prossima se la confronti anche con quella che hai lasciato un anno fa? Ma sicuramente sarà molto difficile sotto l'aspetto anche fisico, perché insomma 38 partite sono tante, dobbiamo vedere un po' il livello, quale sarà. Sicuramente sarà tra le prime e le ultime un po' di differenza, secondo me, perché saranno squadre che possono investire tanti soldi e altre meno.